Ed eccoci alle dolenti note, questo è il campo di Trebisonda dove l'Inter ha conosciuto la sconfitta, l'unica delle quattro squadre italiane che ha perso e c'è da dire come particolare statistico curioso che si è ripetuto quello che era successo in campionato. Le quattro di Coppa avevano esordito in campionato con tre vittorie e una sconfitta, appunto aveva perso solo l'Inter e questi risultati si sono ripetuti anche poi nelle mercoledì di Coppa. Sicuramente l'Inter ieri a Trebisonda ha giocato meno bene di quanto non avesse fatto in campionato contro la Sampdoria. Nel corso di quella partita l'Inter aveva giocato molto bene, soprattutto il primo tempo, non era stata fortunata. Ieri invece non è stato tanto questione di sfortuna, è mancata un po' forse proprio la paura di dover per forza fare un risultato positivo dopo l'eliminazione in Coppa Italia e dopo l'esordio con la sconfitta in casa contro la Sampdoria ha condizionato la formazione. Ecco che alla conclusione della partita mancano un centinaio di secondi, sì e no, alla conclusione arriva questo tiraccio di Tuncay che beffa Zenga e il trapezio.